sto tutte le mattine al campo da Luigi, spesso trovo il Billone. L'Ischia si è allenata costantemente, l'Ischia poi è una squadra fortissima per quella che è la categoria, specialmente basta vedere che le prime due partite, quando era iniziato il campionato, l'Ischia aveva fatto 6 punti senza subire un gol. Ma Pianura e United, come le vedi tu? Pianura è stata una squadra che è stata allestita per vincere il campionato, Pianura e Frattese, è Albanova, no? Mo uno è andato in un girone, l'altro è andato in un altro. Io credo e me lo auguro di cuore che l'Ischia non abbia assolutamente problemi, perché ripeto, il girone ma non può avere problemi con Barano, Forio, lo stesso United, che non è più quella squadra di quei... è una squadra che si barca meno nella categoria, la fanno anche per mantenere dei fondi che lo Stato dà a queste comunità, non lo so. Però Ischia Pianura e secondo me lo stesso United passeranno questo girone per poi andare a disputare gli spareggi con altre squadre di altri gironi, perché ne passano 3 per squadra. Nel girone dell'Ischia addirittura è l'unico girone che anziché ce ne 6 di squadre ce ne stanno 5. Su 5 squadre ne passano 3, l'Ischia non avrà assolutamente problemi. I problemi vengono dopo ai playoff, che tra tutte le promosse ne passano 2. Tanto non disputare un intero campionato, andare avanti e indietro, credo che se la possa giocare assoluta tranquillità. L'Ischia è una buona squadra, anche perché, diciamoci la verità, rispetto ad anni passati, fino a 2-3 anni fa, quando il Billone allenava il Barano, allenava il Forio, squadre come Fragolese, Giuliano, Savoia, Portici, Casoria, non ci stanno assolutamente. Quest'anno è stata la prima volta che in Campania hanno formato 3 gironi, perché non c'erano le squadre, però anziché di 16 squadre portarle a 14 squadre. Tutte le retrocesse dell'anno scorso sono state ripigliate, il Barano, il Forio, tutte quelle di terraferma fallite, rimesse. Il campionato è molto molto più semplice, anche se poi nel calcio di semplice non c'è nulla. Dovrebbe vincerlo per forza sto campionato.